Sono presenti il gonfalone della città di Torino, decorato di taglia d'oro al valor militare, e il gonfalone della provincia di Torino, decorato di medaglia d'oro al merito civile. La parola al presidente del Consiglio Comunale e presidente della Commissione Toponomastica, Giovanni Maria Ferraris. Sì, fagli pagare la terra. Buongiorno a tutti, autorità, civili. I miei saluti anche alla direzione generale qui rappresentata del Toro Calcio, qui rappresentata da Antonio Comi, ai giocatori ex Gloria Granata, Giacomo Ferri, Claudio Sala, qua presenti. Parlavoce alta, non si sente! Mi sentite? La bambina! Bene! La bambina, io credevo che il grande Torino fosse una favola! Mio padre mi aveva raccontato! Voce alta! Una fame addomentale! Ma per fortuna io non mi addomentavo mai! Volevo sapere come andava a finire, andava sempre allo stesso modo! E a un certo punto tutti i miei eroi, Capitan Valentino, il gigante Castigliano, il cantevole Maroni, salivano sul aereo del paradiso. Ci interessa delle cose di adesso! Vergognatevi, le cose di adesso! Ma se non ce ne frega di questa roba lei! Vice direttore della stampa all'epoca, anche il grande Fede Granata. Dai, oh, se ci dai le copie ce lo leggiamo da soli il discorso. Siamo capaci di leggere. Filadelfia! Ci raccontate quello! Voglio il filo, voglio! 10 metri quadri in più a casa mia! Quanto cazzo fa che la possa fare? La possa fare se non la vergognatevi! 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 Fate schifo! Avete rettato la mancia! Gogliani! Avete aumentato la messa scolastica del 30% a mio figlio! Merde! E a casa mia! All'ufficio tecnico! Con il mio stavoletto a meno figlio! Avete anche i giovani con l'altro, quelli arrestati! E parlo un cittadino, non ti fa del toro! Chi è che fa i conti? Porco due! Ma stai tranquillo! Fate schifo, amico! Andiamo avanti! Poi vanno a piangere in televisione, ma non si votano più! Dio santo! Non si regalano le altre! Hai finito il discorso, Ferrari! Avete capito? Come la Juve, voi siete come la Juve, come la Juve, voi siete come la Juve. Basta fare i maggiordomi alla famiglia! Basta! Non c'è il sindaco! Porco due! Dove sei, Fassino? Dove sei, Fassino? Non è neanche la faccia di mettercela la faccia! La gente che c'è qua, così me la ricordo, a raccontarci le cose di la parola al direttore generale del Torino Football Club, Antonio Comi. Antonio, parla un po'. Vai Antonio! Io credo che questo debba essere un giorno per noi del Toro. Alza la voce. Scusate, ma sono anche emozionato, perché oggi è un giorno importante, ricordare queste persone che per noi del Toro è stato un simbolo, soprattutto in un periodo storico, e non dobbiamo nasconderci, come questo attuale, difficile. E loro è stato un esempio per, non solo per noi del Toro, ma per tutta l'Italia, per tutto il mondo. Ricordati dappertutto, tranne che a Torino. Bravo. Beh, credo bravo. Che... Bravo. Come società vi ricordate in tutto il mondo, solo Torino si è sempre fregata del grande Torino. È importante adesso avere un piazzale qui
dedicato a loro, soprattutto in un posto secondo me strategico, per un motivo personale. Nell'elemosina ci è andato, per dargli il piazzale del supermercato del cazzo voglio regalare. Coperta dai panini la vero, si vergognano del grande Torino del Filadelfia. L'hanno coperto nel 2006, quando c'erano le Olimpiadi, perché si vergognavano. Questi ragazzi, questi calciatori, lo staff di allora agiva, viveva, perché hanno giocato anche qui, hanno giocato qui vicino alla nostra Filadelfia, abbiamo la vista su Superga e soprattutto questo per voi deve essere un DNA importante, perché è proprio qui sotto, sotto la vostra curva. Quindi credo che dobbiamo essere orgogliosi tutti noi del Popolo del Toro di avere il ricordo dei nostri idoli, perché sono gli idoli in assoluto della nostra storia, proprio qui tra di noi. Io ringrazio tutti. Grazie. E credo che sia un momento di gioia, di festa questo, e non di contestazione. La contestazione va fatta in un'altra maniera. Io vi ringrazio tutti, credo che dobbiamo essere, debba essere un giorno bello, positivo. Grazie a tutti. Il Filadelfia, vogliamo il Filadelfia, il Filadelfia, vogliamo il Filadelfia, il Filadelfia, vogliamo il Filadelfia, il Filadelfia, vogliamo il Filadelfia. Scusate, volevo solo aggiungere una cosa per completezza di informazioni. Siccome avete chiesto dov'è l'amministrazione comunale, io ho promesso oggi pomeriggio di dare copia a Antonio, che rappresenta tutti voi, del bilancio del comune dove il sindaco Fassino e io abbiamo stanziato 3 milioni e mezzo di euro per il Filadelfia. E prego alla fine! Scusate un secondo, se vogliamo protestare, ve lo dico io il giorno che bisogna protestare, non è adesso. Noi protestiamo quando allora, quando poi vi chiamo, vi dovete presentare tutti però, non dobbiamo essere finti, E allora verrà il giorno che protesteremo e lo faremo, ma non qua, Va bene? E però dobbiamo sono esserci decenni tutti, che aspettiamo, qua. Non decidi tu quando protestiamo, in Filadelfia lo aspettiamo dal 97. No, io voglio il Filadelfia, io voglio il Filadelfia, voglio! Lo aspettiamo dal 97. Ma anche io sono antipatico a voi, questo lo si è preso a me. Ma no, però, che cazzo c'entra? Io non aspetto più. Siamo ancora troppo pochi. Regalano le aree, io devo aspettare a protestare. Scusate solo un secondo che... Scusate solo un secondo che in un momento così importante vorrei fare un ricordo anche a una persona straordinaria che purtroppo è mancata ieri, che è stata la signora Franca Zoso, che è stata anche la persona che ha accudito suo padre il grande Torino. Quindi un applauso purtroppo a questa mancanza. Credo che sia doveroso nei confronti della signora Franca. È stata una persona per tutti noi ragazzi che abbiamo vissuto il Filadelfia importante, perché è l'ambiente che crea veramente il pathos e soprattutto la tradizione. Grazie a tutti. Antonio, direttore. Sì. Vogliamo anche aggiungere una cosa, che oggi siamo qui a commemorare il grande Torino e quindi... Oggi siamo qui a commemorare il grande Torino, ma siamo anche qui a ricordare l'amministrazione comunale che non può pensare di lavarsi la coscienza con così poco. Stiamo aspettando il Filadelfia da 15 anni, siamo in dirittura d'arrivo, ci fa piacere sapere che sul bilancio ci sono i soldi, ma ci farà ancora più piacere quando almeno la prima tranche prevista per quest'anno sarà versata nelle casse della Fondazione Filadelfia. Quella sarà la garanzia migliore dell'impegno del Comune di Torino.
la regione faccia altrettanto e tutti quanti i tifosi stateci vicino, perché tutti insieme il Philadelphia lo rifacciamo, e lo rifacciamo come deve essere fatto, per onorare la memoria degli eroi. E adesso mi raccomando un attimo di raccoglimento per il grande Torino. Giù i cappelli per il grande Torino. Grazie a tutti. Forza! Forza! Vecchio! Vecchio! Fuori! Fuori! Granata! Granata! Forza! Vecchio! Fuori! Granata! Forza! Vecchio! Fuori! Granata!